Salve Legasiani, qui è Scofield che vi parla e siamo nei pressi della nuova Fight Zone presente a Westside, dove verranno fatti i combattimenti illegali tra i player, dove ci saranno anche diversi sistemi per fare scommesse e guadagnare qualcosa. Niente, sarà un grande business perché comunque sarà anche acquistabile. Sfruttato sicuramente dai gangster, perché comunque solitamente sono loro che fanno sti incontri così. E niente, volevo mostrarvela un po'. Volevo evitare di fare screen, perché comunque gli screen non fanno vedere del tutto la mappa. E volevo approfittarne per far vedere anche qualche sistema, cioè un sistema che alla fine del video vi farò vedere. Niente, spero vi piaccia, cioè questa qui diciamo che è tutta la mappa, adesso vi faccio vedere pure la zona dove è possibile salire, cioè i player possono anche mettersi qui sopra a fare gli imbecilli, ad esultare. Adesso voglio farvi vedere un attimo la scrivania che è importantissima per il sistema che andrò a realizzare. Penso in sti giorni lo completo pure con qualche tester, magari vi faccio un nuovo video. Qua vi avvicinate e se è stato organizzato un match, perché comunque ci saranno gli organizzatori di match, no? E vi esce il primo e il secondo nome tra i due contendenti e dovete scegliere su chi puntare. Se vincete verrete pagati automaticamente, quindi non avrete problemi. E niente, potete sedervi quando volete, ovviamente sarà una zona protetta, ci sarà anche la gang zone, nel senso che comunque verrà protetta dalla gang che ha conquistato il territorio. Mi stavo buggando, scusate. E vabbè, niente, questa è la mappa. Volevo mappare anche un po' in sta salita, chiuderla sta zona, perché comunque ci sono tre entrate, perché anche per di qua ci si può arrivare a questa zona. Niente, ovviamente adesso è un po' spoglia, quando ci saranno i player diventerà una bella zona, gente seduta, gente che esulta e roba del genere. Allora, volevo farvi vedere una cosa che sicuramente vi piacerà, perché comunque ne ho approfittato di fare il video per farvi vedere sia la mappa, sia per farvi vedere questo sistema qua. Allora, se voi avete intenzione di fare i pazzi, no? Ma è possibile fare anche una cosa del genere. Ok, guardate, adesso ho preso la sedia. Ovviamente adesso l'ho presa automaticamente con un comando. E niente, ci saranno sicuramente anche bot che fanno questo genere di cose. Guardate cosa è possibile fare a Legacy. Guardate. E fate i pazzi, tipo Riot 1. E vi gasate da soli. Vabbè, niente, spero vi piaccia. Commentate sul forum, sul topic dove posterò questo video. E ovviamente accetterò anche le critiche. Se avete qualcosa da ridire, potete farlo tranquillamente. Cercherò di modificare la mappa come si deve. Ho lasciato questo spazio sul retro per le macchine, perché comunque i gangster che avranno conquistato sta zona penso avranno un posto macchine vicino, mentre tutti gli altri avranno a disposizione la zona esterna di qua. È quello spazio lì, quindi c'è spazio per tutti. Niente, ok. Questo è tutto. Avete anche sto spazio qui per fare gli imbecilli, Riot 4. Ok, calmati, calmati, cazzo. Ok, spero che vi piace. Adesso vado a fare una swantom sul paletto, perché devo farla. Oppure il dropkick, come vediamo. Ok, mi metto sul paletto. Ok, vi saluto. Eddie Scofield.
Ciao ragazzi, e la raga, ehi raga, qua. Salve Legasiani, ecco sì. Salve ragazzi, è il vostro. Ma no, perché Mambappino tutti gli dà un morto? E qui siamo nei pressi della nuova mappa che ho realizzato da poco. La. Papai, papai, papai. Mannaggia.